in località Steinheim. Ora io dico, se lei è deceduta, com'è che parla con me? Bravo. Quindi lei, ovviamente... Ma poi io sono stata fino al 15... Io ho anche la cartella medica qua, cioè c'è scritto anche lei come è morta. Lei, qui c'è scritto che è morta, che lei l'hanno soffocata. Che lei è morta per soffocamento, non lo so se è stato suo marito a soffocarlo, non lo so. Se lei è insopportabile, questo non lo so. No, vabbè, sto scherzando, le chiedo scusa, però insomma la situazione è abbastanza... Quindi lei deve andare in un ospedale, signore. Si deve far fare un certificato di esistenza in vita. Cioè il medico la visita, realizza che lei è ancora viva e lei poi ci porta questo certificato a noi. Al comune della Afragola. Al comune di Afragola. Noi con questo certificato scriviamo a Steinheim e diciamo: la signora non è morta, è viva. Capisce? Ma non so. Se mio figlio è nato nel 2006, come sono morti? Appunto, 2004. Appunto, noi non ce lo spieghiamo. Ma perciò, ma che mi stai dicendo? Ma lei non può essere morta, anche perché lei sta parlando... Ma non si può avere questa carta, cioè lei vuole vedere questa carta. Perché per lei, quando vuole, qua sta, signore, mica è nato... Perché mio figlio è nato il 22 marzo mica è una carta. Signore, ma non è una carta nascosta, è una carta che io ho in mano. Ma gliela faccio allora, sentire qua. Ma è figlio mio, ma Antonio. Ah? Antonio non è figlio mio. Antonio, secondo le carte, risulta nato da relazione extraconiugale del signor Alessandro Sant'Angelo. Mamma mia, extraconiugale. Con Antonio. Donna sconosciuta. Davvero, mamma. Esagerato. Signor, ma lei che vuole da me? Mamma mia. Vabbè, manda mio marito comunque. Lei mandi su, ma secondo me dovete mandare proprio i carabinieri a questo punto, perché qua la situazione è strana. Signora, ma che cosa c'è sotto? Ma che state dicendo? Ma scusate, ma tutti questi imbrogli, ma non è che avete ma fatto... Ma chi siete, prima di tutto? Ma io sono... Ma no, ma non è che sto giudicando, vedo tutta una cosa strana. Lei prima è morto, poi è vivo, suo marito fa un figlio con un'estranea, poi tornate dalla Germania, uno va avanti, l'altro va indietro. Signora, è capito... Con questi tempi di oggi... Pronto? richiama. Pronto? No, un attimo solo, signora, pronto? Non vuole parlare con nessuno, non vuole parlare, Nunzio! Sì. Abbiamo un cellulare di questa signora? Sì. Signora, scusi, lei è morto o è viva? Ma un'altra volta, ma non è lei chi gliel'ha dato? Che cosa? Il mio numero di telefonino, chi gliel'ha dato? Noi sappiamo tutto. Ah? Noi sappiamo tutto, siamo del comune. Ma chi è lei? Io, ma... Ma chi sei? Io sono Fabio Brescia di Radio Marte. Amelia! Ma chi è? Era uno scherzo di tuo cugino Nunzio, Amelia! Ma quello è proprio uno stronzo! Hai così! Pane al pane, vino al vino! Buonasera signore, sono l'operatore 148 Telecom Italia. Sì, capito? Io faccio 187, sì. Però rispondi il disco, non mi danno nessuna spiegazione. Quindi io la vorrei... Signore, il disco...